Buongiorno, sono Antonio Cisternino, sono ricercatore presso il Dipartimento di Informatica qui all'Università di Pisa e mi occupo, per conto del Dipartimento, dell'orientamento d'ingresso. Iscrivere e studiare informatica è diciamo, cosa affascinante e bella, ma richiede sostenere un test d'ingresso che è un po' particolare poiché il Dipartimento di Informatica faceva prima parte, i corsi di studio del Dipartimento di Informatica facevano prima parte della facoltà di Scienze, il test d'ingresso è un test che è fatto ed è lo stesso di altri corsi che afferiscono altri dipartimenti, come per esempio fisica, come per esempio matematica. Ed è un test orientato alla comprensione, diciamo, verificare la comprensione del linguaggio matematico di base e delle capacità di ragionamento. Per cui è un test di cui è possibile avere i test non sono pubblicamente disponibili. C'è un'associazione nazionale che prepara i test che si chiama Conscienze e è possibile recuperare un'unica versione del test pubblica, che è stata la prima, sul sito, uno cerca sul sito del Dipartimento di Informatica, sottoscrizione si trova il test, questo esempio, per avere un'idea. Però ecco, sono normalmente esercizi o di manipolazione logico-simbolica oppure di ragionamento. Allora, è necessario fare questo test. Questo test viene fatto, beh, per chi sta nella zona pisana, viene fatto anche nelle scuole nel periodo di aprile, se no a settembre, per esempio quest'anno, l'11 settembre, sarà a disposizione uno di questi test per poterlo fare. Quindi questo qua riguarda quindi non solo informatica, ma per esempio anche fisica e anche matematica, altri corsi della ex facoltà di Scienze. Per quanto riguarda informatica, il test ha un ruolo particolarmente importante e ha delle conseguenze, diciamo nel caso di non superamento, che sono conseguenze che hanno a che fare con lo studio poi della disciplina informatica stessa. Informatica è una disciplina sostanzialmente logico-deduttiva, in cui i programmi sono dei formalismi logici e in cui gli aspetti di logica matematica sono particolarmente importanti. Per cui è importante che quando uno si presenta e sostiene il test, non solo viva il test come qualcosa che tu vuoi superare prendendo almeno 14 punti, perché sennò non hai passato il test, ma come un momento di cercare di validare la propria attitudine a sostenere poi i corsi. Diciamo, le nostre statistiche dicono che coloro che non riescono a superare in modo agevole il test, che ovviamente può essere sostenuto anche diciamo, più volte, con buona probabilità avranno ritardi nel percorso di studio e una certa fetta non arriva a concludere il percorso di studio intrapreso. Per cui proprio quest'anno abbiamo cercato di cambiare il nostro ordinamento didattico per sostenere persone che eventualmente si presentassero con un po' di carenze. Quindi, proprio quest'anno abbiamo istituito un corso che si terrà proprio all'inizio del primo anno e partirà, mi pare, il 14 settembre. E per 3 settimane verranno ripresi i concetti fondamentali che sono oggetto del test. Per cui, se uno poi passa questo corso, a questo punto vabbè, va avanti senza debiti. Se invece non dovesse riuscire a passare il corso, oltre a interrogarsi se è la cosa appropriata il proseguire gli studi di informatica, quello che succede è che sarà obbligato a fare un esame di tipo matematico prima di qualsiasi altro tipo di corso informatico. Questo perché se uno poi non ha i prerequisiti necessari di logica e di capacità di ragionamento deduttivo, difficilmente riuscirà a fare algoritmica, piuttosto che linguaggi di programmazione, perché i linguaggi di programmazione hanno una parte peraltro piuttosto rilevante di semantica, e semantica poi è logica matematica applicata alla disciplina informatica. Quindi per tutti coloro che sono interessati a iscriversi al corso di studio di informatica, semplicemente suggerisco di andare a consultare il sito web del Dipartimento per avere il dettaglio delle informazioni relative ai test e alla loro erogazione. Si partecipa al test,
e soprattutto diciamo, si cerca di capire se si è preparati in tal senso. Se si hanno dei deficit non è un problema, il corso di studi è perfettamente in grado di superarli, però se uno invece scopre che le cose che sono oggetto del test, che sono veramente di semplice manipolazione simbolica, che sono di logica deduttiva, sono quasi dei puzzle, sono una cosa che non piace, allora diventa un problema, perché quello è un pezzettino significativo dell'informatica. L'informatica è diciamo, scrivere programmi, non solo, però la scrittura della programmazione richiede una certa capacità di pazienza e di incastrare un grosso castello di carte, un'istruzione alla volta. Vi aspettiamo tutti.